Nei giorni scorsi, i sindacati vibonesi, soprattutto la CGIL, avevano lanciato l'allarme sui ritardi per l'avvio dei lavori del nuovo ospedale di Vibo Valentia e soprattutto sul tempo trascorso dall'ultimo incontro sullo stato d'arte dell'opera, avvenuto nel mese di maggio. Sembra fatto apposta, il prefetto convoca tutti gli attori di questa vicenda e trasforma il tavolo istituzionale in un tavolo permanente su questo argomento. Io sono molto ottimista perché si era stabilito un cronoprogramma slittato di qualche mese perché è intervenuto giustamente, è intervenuta la valutazione suppletiva di un condotto della SNAM che è a circa 500 metri dall'ospedale, che ha bisogno ovviamente di una implementazione sul piano della sicurezza. Mi sembra normale e scontato. Il cronoprogramma potrà ripartire e riprendere i tempi giusti? Secondo me sì, e la mia presenza stamattina come responsabile unico del procedimento, mandato proprio appositamente al Presidente Oliverio, giustifica questa la possibilità che effettivamente c'è una tempistica ben precisa che ci siamo date stamattina. Noi avevamo nella riunione del 17 maggio, a cui non ho partecipato, avevano stabilito che entro fine luglio sarebbe dovuto presentare il progetto definitivo dell'ospedale. Ora, l'ospedale consta della struttura principale, proprio l'ospedale, e delle opere complementari. Opere complementari che riguardano la sistemazione del fosso calzona, che era un di più che è avvenuto dopo la contrattualizzazione dell'opera. Perché? Perché evidentemente nessuno se n'è accorto prima che quella era un'area che andava sistemata anche dal punto di vista idrogeologico. L'amministrazione regionale, subito dopo il contratto, si è dovuta industriare per trovare le risorse aggiuntive per fare questa sistemazione. Nel processo nel progetto di sistemazione del fosso calzona, praticamente è subentrato un altro imprevisto, cioè sotto il fosso calzona passava il metanodotto. Quindi ci sono state delle problematiche che hanno riguardato solo le opere complementari, ragion per cui questo ha portato uno slittamento di quel termine del 31 luglio al 30 settembre / 15 ottobre massimo. Comunque oggi ho voluto effettivamente con la mia presenza la giustifica, ho voluto proprio sancire e dare certezza su questi tempi con il prefetto che ringrazio per quello che effettivamente sta facendo per il territorio di Valentia, ma per tutta la provincia, per tutti i settori. Siamo rimasti che siamo in contatto continuo per far rispettare questi tempi. Prevedo che per fine gennaio, perlomeno con le opere complementari, si possa andare effettivamente a cantierizzazione.